da subito riconosce e conosce il limite dello spazio e la superficie della tela proprio come una possibilità stretta su cui intervenire. E in effetti la sua volontà è quella di applicare l'idea a favore e a discapito poi della tecnica, perché la tecnica non è più un limite, ma deve essere un'occasione per raccontare e narrare delle storie. Sempre alla ricerca di quella scintilla, la cosa che mi sorprese di Michele, in effetti quando poi l'ho invitato per la mostra Bunker, è quello di dialogare benissimo con lo spazio, e di assimilare la volontà e la storia dello spazio così come fa anche con gli oggetti. Per arrivare poi a quello che stiamo vedendo, intervento silenzioso, si sofferma molto sulle tematiche anche sociali e tutto poi viene ripreso e reinterpretato con la sua volontà e con la sua passione dedicata, raccogliendo tutta quella che è la storia dell'arte, e in effetti possiamo vedere i contributi che arrivano anche dal passato. Per la mostra Bunker io devo iniziare parlandovi e dicendovi subito dei ringraziamenti che hanno permesso la realizzazione di quella che è un'esperienza. In quel caso Michele, se fosse un altro, non era più un drammaturgo, abbiamo cercato di stravolgere un po' tutti i ruoli. Michele non è più un artista, è un drammaturgo, il curatore diventa un regista, le opere hanno delle esperienze. L'esperienza è tutto quanto poi era in funzione di un'esperienza nuova e di una volontà nuova che l'artista ha ricercato nello spazio. Sempre nello spazio poi lui interviene, dialoga benissimo col dialogo contenuto contenitore, lo vediamo sempre, lo vedremo anche in tutto il suo percorso sulla monografia che presentiamo questa sera, e ogni elemento viene tratto a sé nella storia dell'uomo e nella storia delle cose. Io vorrei essere veloce per lasciare più spazio anche per la persona che mi ricorda. I ringraziamenti che voglio fare, ci tenevo a farvi, a Giussi Carocco, il testo di Bunker, Roberto La Cagionara, Stefano Ottomano, che ha composto le musiche di quello che poi vedrete, ascolterete, dall'altra parte della sala video, Alessandro Viva, che è stato bravissimo. Che inviterei qui tra di noi. Grande, quindi. Quindi un ringraziamento va ad Alessandro Pila, che ha a me poi a ringraziare Angela Barbara, che ci ha aiutato nell'allestimento sia per questa mostra che per la mostra del Bunker. Altri ringraziamenti? Sì, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa monografia, i fotografi, qui ce n'è qualcuno, Massimo Nardi, Marino Colucci, che sicuramente saranno fuori, e ovviamente Alessandro, che ha gentilmente accordato a lanciare in prima visione assoluta il suo documentario, che avremo modo di vedere subito dopo. Qui di fianco c'è una sala predisposta alla visione. A questo proposito volevo chiederti se volevi dire qualcosina anche rispetto a questa idea di lanciare il film. Sì, il film è visibile nello spazio qui accanto, attivo alla galleria, e dura circa una ventina di minuti. Partiamo subito di un aspetto tecnico. La sala non è enorme, voi siete tanti. Abbiamo pensato che la cosa migliore sia mandarlo in visione a ciclo continuo. Quindi magari facciamo dei piccoli blocchi, stile percorso museale, raggruppiamo una ventina di persone, partiamo col film, quindi chi ha la pazienza di aspettare qualche minuto poi se lo vede dall'inizio in maniera un po' più comoda, senza cercare di fare la ressa, che non vale la pena. E rispetto invece al video sono molto contento, nel terzo capitolo, quello con Michele, di quello che sta diventando un piccolo ciclo di videoritratti d'artista, che in un'epoca e per una generazione come la mia, ancor più che quella di Michele, che è un po' più piccolo di me per sua fortuna, è stato un po' rompere lo schema di lasciarci tutti da soli. Dopo i grandi movimenti, voi sapete, ricorderete che gli anni 80 sono stati il momento proprio dell'individualismo. E noi li abbiamo un po' risentito. L'idea di raccontare in dei video
il lavoro di colleghi, di artisti, anche se non della propria disciplina, per me è stato, e spero anche per Michele in questo caso, un modo di proprio di confrontarci anche su che cos'è il gesto artistico e la creatività. E io sono molto contento del lavoro fatto con Michele, perché in Bunker in particolare è andato dritto come un razzo, aveva un'idea precisa, un luogo individuato genialmente da Alex come adatto al suo lavoro e una sorta di missione da compiere, in stile proprio bellico, diciamo, come l'ambientazione della mostra, e vedrete nel video questa sua determinazione. È stato molto facile da raccontare perché Michele aveva davvero le idee chiare. E di questo ti devo ringraziare. Io volevo ringraziare pubblicamente Lucilla perché veramente ha dimostrato con grande coraggio e tantissima eleganza che anche in un piccolo centro come quello di Conversano, apparentemente ai margini della cultura contemporanea, in realtà si possa fare qualcosa di interessante. Ovviamente io sono lusingato di essere l'artista scelto ad aprire questo percorso che ti auguro essere illimitato. E ringrazio tutti quanti voi per aver subito questo caldo in questo momento, le nostre parole. Vi auguro una buona visione. Oh my God.